Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Ara, benvenuti in un nuovo unboxing direttamente dal pacco postale. Vedete, qui c'è un bel paccozzo abbastanza grande. Qui al mio fianco c'è la mitica Fendi Pacchi. Non vedo l'ora di mettere le mani su questa coppia di figure che si nasconde in questo pacco. Andiamo subito ad aprire il pacco aiutandoci con Fendi Pacchi. La sfoderiamo, troviamo il punto per aprire. Perfetto, l'ho trovato subito. Avevo già tastato per bene il pacco. E andiamo a vedere chi si nasconde all'interno. Dai, che non vedo l'ora, dai. Perfetto. Oh, perfetto, un lato è fatto. Manca solo l'altro lato. Prendo Fendi Pacchi proprio come un ninja. E macelliamo anche questo lato. Perché dovete sapere che Fendi Pacchi non è che taglia molto. Più che altro... come se macellasse il lato. Comunque, ecco qua, abbiamo aperto questo lato, giro il pacco altrimenti non entra più nell'inquadratura e vediamo un po' chi si nasconde. Classica scoppiettosa a go-go. Mandiamo via il pacco altrimenti qua non entra niente nell'inquadratura. Perfetto. Oh, vediamo un po'. Andiamo a togliere il nastro che chiude la plastica. Forse avete già intravisto qualcosa, non lo so, io non ho intravisto niente perché sono impegnato con questo nastro. Ok, dovrei avercela fatta. Perfetto. Oh, andiamo ad aprire e vediamo qui. Guardate qua che coppia, li aspettavo da una vita. Abbiamo Batman e Talon della serie DC Collectibles Capullo, Greg Capullo, è una serie proprio del designer Greg Capullo, del disegnatore di fumetti. Comunque focalizziamoci un attimo su una delle due. Aspettiamo che sotto passi il carro armato, sentite, non lo so, ogni tanto c'è qualche veicolo strano che passa sotto. Ce l'abbiamo fatta? C'è un po' di sottofondo, comunque dovrei riuscire a parlare e a farmi sentire. Comunque partiamo con Batman, eccolo qua. Già lo scatolo è fantastico, un design accattivante. Guardate qui l'immagine di Batman sul lato. E dietro abbiamo gli altri protagonisti di questa miniserie che, da quello che so, continuerà. Quindi la serie designer Greg Capullo continuerà. Quindi abbiamo Batman, Talon che è qui a fianco a me, Nightwing e l'enigmista o Riddler. Ragazzi, questo Batman è fantastico, a me lo stile di Capullo piace un sacco, per tutte le critiche che si possono fare a quel disegnatore che sta calando, eccetera, eccetera, è accoppiato con Snyder che insomma sembra che abbia un po' di paura nelle sue storie, diciamo paura nel lasciare segni tangibili sulla storia del Cavaliere Oscuro. Però ragazzi, io adoro lo stile di Capullo e dovevo assolutamente avere queste due action figure. Quindi questo è Batman, lo vediamo se riesco un po' più da vicino, riflesso permettendo, eccolo qua. Guardate qua anche i tre Batarang in miniatura, spettacolo. E ora andiamo anche a Talon, eccolo qua, che non è da meno ragazzi. Scatolo fantastico, anche qui immagine sul lato, dietro le stesse cose. E guardate qua, è pieno di armi. Io non ho mai visto una review di questo Alon, una recensione di questo Alon, di questo Talon. E se questi pugnali si sfilano tutti, ragazzi, questa action figure è un capolavoro. Ve lo anticipo già, perché già mi piace un sacco. Me la guardo un secondo anch'io. Ma se dovessero essere estraibili tutte le armi, ragazzi, io esco fuori di testa. Diventa una delle mie action figure preferite, perché già il personaggio mi piace un sacco. Qui vedete la maschera della corte dei gufi. Riguardo quella saga, a me in generale è piaciuta. Comunque però si è persa un po' nel finale, come un po' tutte le saghe di Snyder purtroppo. Comunque ragazzi, queste due action figure vengono da Dragon Legend, la fumetteria del mio amico, come sapete bene. Quindi ragazzi, è giusto far sapere questo, far sapere che si rifornisce costantemente di tutte le novità, perché queste sono delle novità, e nonostante sia appena aperta, sta facendo il possibile per essere il più fornito possibile. Questo è un gran merito, secondo me. Quindi se volete queste figure, se volete altro, c'è il link qui sotto in descrizione, senza problemi.
Non vedo l'ora di unboxare il tutto e di vedere un po' di cosa si tratta più nel dettaglio. Fatemi sapere se questo unboxing tutto di Batman, questo Bat unboxing, vi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste figure, se ce le avete, se vorreste comprarle. Lasciate il mi piace se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Ara, da Batman e da Talon.